Il mio cane mi ascolta solo se ho il bocconcino in mano. Questo è un problema che lamentano. Tanto c'è Vanity che ti saluta. Vani, oi, guarda qua, ciao. Questo è un problema che lamentano tante persone. Il mio cane mi ascolta solo se ho il bocconcino in mano. Lo trattiamo in questo video. Intanto, se ti piacciono i video a tema cinofilo, puoi mettere il like sulla pagina Facebook o mettere il like, diciamo così, sulla campanella di YouTube per rimanere aggiornato, aggiornata sui prossimi video che pubblicherò e pubblicheremo in ambito educazione cinofila. Allora, come risolvere questo problema del cane che ascolta solo se si ha il bocconcino in mano? È un problema che capita a tantissime persone, quindi non ti sentire in difetto, in colpa se hai questo problema, perché veramente tanti lo hanno. È un problema che succede quando si ha l'abitudine di chiedere al cane dei comportamenti, tipo seduto, terra e altre cose, sempre avendo il bocconcino in mano. E questa cosa di solito parte dall'inizio. Quando si ha il cucciolo a 2 mesi, 3 mesi che lo si porta a casa, si comincia subito, per voler fare giustamente un po' di educazione, si comincia a insegnare al cane a stare seduto, a stare a terra, a fare queste cose, utilizzando sempre il bocconcino e tenendolo sempre in mano. Questa cosa viene addirittura peggiorata quando si frequentano dei centri cinofili di stampo gentilista, che hanno utilizzano il metodo gentile. Non so se sai la differenza tra il metodo gentile e il metodo che, per esempio, pratichiamo noi, che è il metodo cognitivo. Il metodo cognitivo utilizza il bocconcino, ma lo utilizza poco, mentre il metodo gentile è tanto basato sul discorso del bocconcino. E quindi succede che poi il cane ha una relazione non con la persona, col proprietario, ma una relazione col cibo. E quindi, quando vede che c'è il cibo, è disposto ad ascoltare, ma non ad ascoltare perché appunto ha una relazione, è disposto ad ascoltare perché vuole il bocconcino. Mentre quando vede che il bocconcino non c'è, dice: non c'è quello che mi interessa, e quindi questa cosa a me adesso non va di farla, e non la fa. E qui sorge il problema: il cane ascolta solo se si ha il bocconcino in mano. È onestamente difficile da risolvere, con un video YouTube così in questo momento. Però ti posso dare perlomeno un consiglio che secondo me ti può aiutare a cercare di uscire da questo problema. Allora, la prima cosa da fare è: comincia con un esercizio che ti viene molto facile, che viene molto facile anche al cane. Di solito è il seduto, ok? Col seduto si vince abbastanza facile, è un comportamento che tanti cani sanno fare molto velocemente. E fai questa cosa: prendi un bocconcino in mano, quindi inizi col bocconcino, lo tieni in un certo modo, tipo così, tra le dita, tra indice, medio e pollice, tipo il gesto quello della O che noi italiani conosciamo molto bene, e andando verso il naso del cane in alto fai questo gesto col bocconcino, cane si siede, glielo dai, lo premi. Ne fai magari un paio così, poi magari ti sposti, prendi un altro bocconcino, lo rifai. Il terzo o quarto seduto che vai a chiedere al cane lo fai senza bocconcino, ma la differenza è questa: non metti la mano in tasca, quindi non andiamo a ingannare il cane facendogli credere che stiamo prendendo un bocconcino, perché questa è la cosa peggiore. Quindi con le mani libere tu fai lo stesso gesto, ma la cosa che fa la differenza è che tu devi pensare nella tua testa di avere il bocconcino in mano. Se tu penserai di avere il bocconcino in mano, ti muoverai in un modo che il cane percepirà come è un modo normale per te, quando hai il bocconcino appunto in mano. La mano però sarà vuota, però tu devi pensare di averlo, quindi userai la stessa posizione della mano. Questa è anche una cosa importante, perché tanti fanno l'errore: bocconcino è così, senza bocconcino è così, e il cane vede le due mani diverse e riesce a contestualizzare e capire quando c'è e quando non c'è.
Quindi, ricapitolando, tu fai lo stesso gesto pensando di avere il bocconcino in mano, il cane si siede, quando si è seduto, prendi il bocconcino dalla tasca, quindi il cane non lo ricevi subito, lo prendi dalla tasca e glielo dai, facendo in modo che il cane rimanga seduto e non si alzi, perché altrimenti se si alza stai premiando il fatto che si alza. Quindi devi essere abbastanza veloce a fare questa cosa. Poi magari la prossima volta lo fai di nuovo col bocconcino in mano, quindi non passiamo dalla mano col bocconcino alla mano vuota così di botto, ma lo sfumiamo, quindi torniamo indietro, poi torniamo avanti, fino a che piano piano il cane impara a fare questo comportamento, per esempio il seduto, solo col gesto con la mano vuota e rinforzando in un secondo momento. Piano piano, quando il cane comincerà a capire che ok, questa cosa la posso fare anche se la mano è vuota, si comincia a generalizzare, quindi a portare il messaggio, il gesto con la mano vuota anche su altri comportamenti, tipo il terra, il piede e quant'altro. Ok? Spero che questi consigli ti possano essere utili. Se vuoi puoi lasciarmi un commento qua sotto, puoi descrivere la tua esperienza, la tua situazione. Metti like alla pagina o accendi la campanellina di YouTube e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!